ultimo tempo Real Cotonieri contro Smimmo Team, risultato di 3-1. De Maria, vieni un attimo De Maria. De Maria gol. Gol del 3-1, state vincendo, giocate molto bene. Cosa si deve fare in questo secondo tempo? Si deve giocare concentrati e mantenere sempre lo stesso gioco. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualcuno della formazione in casacca. Gabriele! Gabriele, 3-1, partita... 3-2. 3-1, scusa, di rigore. Ah, hai ragione, scusa. 3-1, partita difficile, però non state giocando male. Secondo te cosa si deve fare? Dobbiamo stare un po' più attenti in difesa, perché per il resto stiamo giocando abbastanza bene rispetto all'ultima volta. Stiamo migliorando, quindi dobbiamo stare un po' più attenti e essere più concreti sotto porta. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ci vediamo dopo per Smimmo Team contro Real Cotonieri. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che vi sta affrontando lo Smimmo Team contro Real Cotonieri. Real Cotonieri vince 5-3, doppietta di Letizia, Piero di Oviedo. Oviedo, primo tempo un po' più equilibrato, il secondo tempo loro sono venuti fuori alla distanza. Peccato per il rigore sbagliato nel primo tempo che avrebbe dovuto portare sul pareggio. Cosa ne pensi? Beh, sono cose che capitano, quindi niente, dobbiamo lavorare. Dobbiamo metterci un po' sotto e riuscire ad alzare questo risultato. Poi perché è la seconda sconfitta. Però loro sono fortunati. È vero, sì. Poi tra l'altro c'è il fisico. Il fisico, comunque noi siamo tre ragazzi come gli altri, insomma, con più grande. Assolutamente, chi vuole dedicare con le prestazioni? Sì, molto in capice. Bocca al lupo per il giro al torneo. Letizia, passiamo a te, grandissima partita da parte tua, la squadra. Avete giocato veramente bene, tu con la tua doppietta hai tanti due a vincere. Sì, è stata una bella partita, ho combattuto, su 2-1 hanno sbagliato il calcio di rigore, un po' fortunato, sì. Però dopo il secondo tempo. Assolutamente non abbiamo dominato, sicuramente molto meglio di loro quando avete dominato. Senti, a chi vuoi dedicare quello della prestazione? Questa partita la dedichiamo al padre del nostro amico che è scomparso, la settimana scorsa abbiamo perso e questa partita la dedichiamo a lui. Va bene, grazie, in bocca al lupo per il prossimo torneo, ciao!